Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui e vorrei dire solo due parole di benvenuto e accoglienza. È molto raro che nella serie dei venerdì del direttore, che si svolge da non so quanti anni, 25, 30, qualcosa del genere, è molto raro che una persona venga invitata più di una volta, e quando succede, succede a distanza di anni. Per Andrea Camilleri abbiamo fatto, e il vostro applauso dimostra che abbiamo avuto ragione, e la vostra presenza qui una eccezione, l'abbiamo invitato l'anno scorso e è tornato quest'anno. L'abbiamo invitato a così breve distanza per varie ragioni. Prima di tutto perché la sua presenza qui l'anno scorso era stata uno straordinario successo, ci aveva parlato di lingua e dialetto in Pirandello in una maniera assolutamente indimenticabile, di cui resterà traccia, grazie alla sua gentilezza, negli annali della scuola normale in cui quel suo discorso sta per essere pubblicato. La seconda ragione è che nel frattempo è uscito Il Re di Girgenti, un libro nuovo, non solo un nuovo libro, un libro nuovo anche per la nuova struttura rispetto agli altri libri di Camilleri, per la nuova scrittura, e penso che oggi ne sentiremo parlare. La terza ragione è che abbiamo pensato che poteva essere interessante far parlare Camilleri in un dialogo con Giorgio Gargani, che non ha bisogno di essere presentato a Pisa e che è un filosofo, è uno storico della filosofia, è anche un uomo che si è occupato di storia della cultura nel Novecento in Italia e fuori d'Italia soprattutto. È un uomo che si è occupato molto di teatro e che attraverso il teatro, e anche se probabilmente non solo attraverso il teatro, ha incontrato, si è incrociato con Andrea Camilleri. Questa possibilità di un dialogo fra loro due ci è sembrata una ragione ulteriore per provocare questo nuovo incontro. Questo nuovo incontro con Andrea Camilleri, scrittore ma anche uomo di teatro, e con una fortuna letteraria che va al di là di quella che ha sorriso ad altri scrittori, proprio perché attraverso una scrittura così particolare, questo impasto in cui il siciliano entra nell'italiano e l'italiano e il siciliano si modificano a vicenda, ci ha fatto entrare molto profondamente anche attraverso i discorsi dei suoi personaggi nella realtà nostra di oggi. Perciò la vita narrata, il tema dell'incontro di oggi, è un tema giusto, e la vita narrata e anche la lingua che narra la vita, penso che sarà il tema di questo incontro. Vi prego di unirvi a me in questo benvenuto. E naturalmente niente presentazioni, semmai devo presentarmi un po' me, ma nel senso in rapporto a Andrea Camilleri, che ho conosciuto poco più di 10 anni fa, in occasione dei congressi, dei convegni internazionali organizzati dal Teatro di Verdi di Pisa, qui nella persona in particolare di Roberto Scarpa, che immagino sia in sala, e dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, di cui appunto poi Andrea Camilleri è stato a lungo docente per il corso di regia. Ricordo solo questo episodio, la prima volta che mi ha rivolto la parola. Io dovevo fare una relazione e Andrea Camilleri era il chairman di questa seduta, e io avevo il problema del tempo, mi servivano, dicevo a Roberto Scarpa, puoi dirglielo tu a Camilleri, mi servono almeno 50-55 minuti. E quando mi avvicinai lui mi disse, io pensavo almeno un'ora, e fu questo un tratto di grande affabilità e di, posso aggiungere, perché anch'io sono, provengo in parte da quella terra, anche di gentilezza e di aristocrazia siciliana. Io vengo a un tema che mi sembra quello più importante e da toccare per primo, e cioè, da un lato, io vedo, tiro fuori qualcosa di qui e ricaviamo un po' le domande sulla base, ecco, di quello che tiriamo fuori, cioè del fatto che la narrazione
da un lato è costruzione, e Camilleri è ben consapevole proprio anche nella sua, nel suo montaggio narrativo di certi libri, per esempio Il birraio di Preston, di questa dimensione costruttiva del romanzo. E al tempo stesso, però, Camilleri mi sembra che sia molto sensibile, molto consapevole di quest'altro aspetto, e cioè del fatto che ci sono delle vite che in qualche modo sono già un po' narrate, che sono, come dire, iscritte per qualche misteriosa ragione che ci sfugge in una narrazione. E io, se posso, leggo un passo dell'inizio proprio del birraio di Preston, dove si parla di un ragazzo che sui 10 anni, che soffre di enuresi, figlio di un ingegnere minerario tedesco molto rigoroso, molto ossessivo. Questo ragazzo si alza la notte ogni tanto per evitare di essere castigato dal padre, e una bella mattina prima vede uno spettacolo che molto lo impressiona, cioè una nave al largo, la lampara, eccetera. E poi rimane sbalordito dal fatto che vede sorgere l'alba dal lato opposto in cui normalmente sorge, perché dovrebbe normalmente vedersi da un'altra parte, cioè dalla sala da pranzo. Gli veniva la sudarella e, tornato a letto, non riusciva più a serrare occhio. Si votava e si rivotava, fino a quando il lenzuolo diventava una specie di corda che li impiccava. Di lì a qualche anno sarebbe diventato poeta e scrittore, ma ancora non lo sapeva. Ecco, questa idea che la narrazione sia, da un lato, una costruzione, risultato cioè di un'intrapresa del narratore, e dall'altra però sia anche una configurazione che è già un po' nelle cose. È una tensione, come dire, tra invenzione e scoperta. È forse il mistero dell'arte, è da impazzire, però ecco, io penso che sia così. E del resto questo tema poi, diciamo, attraversa la nostra tradizione culturale. Penso a Eliot, che il nostro compito è quello di ritrovare il luogo da cui eravamo partiti e di conoscere quel luogo per la prima volta, fino a trovare poi nella narrazione, come dire, la condizione della nostra identità personale. Cioè, un uomo vive attraverso eventi e ha una certa identità, poi si mette a scrivere. Penso, non so, anche a Proust, no? Proust, certo, che è un giovane che fa una vita frivola, oziosa, nei salotti della nobiltà, poi certamente si mette a scrivere La Recherche, e da quel momento definisce una seconda nascita, cioè secondo lo stile nel quale egli si descrive e secondo il quale pretende di essere compreso dagli altri. Temi questi che tu, Andrea, hai illuminato molto bene nella biografia narrativa di Luigi Pirandello, laddove si dice: già dire "mi chiamo Luigi Pirandello" non è lo stesso che dichiarare "io sono Luigi Pirandello", dove si parla anche del fu Mattia Pascal, nel senso che il passaggio da Mattia Pascal a Adriano Meis significa appunto la trasformazione dell'identità del personaggio, e significa per Pirandello il distacco dalla figura del padre, una ridescrizione. Ecco, a me piacerebbe molto che tu manifestassi, esprimessi il tuo pensiero un po' su questi temi. Dato che sono uno che racconta storie, vorrei dirvi come nasce questo personaggio che non sa ancora, bambino, che diventerà un poeta e uno scrittore, perché è un uomo vero, con tanto di nome e cognome, e che esiste, e si chiama Federico Efer ed è di Gela. E più giovane di me, di
di qualche anno, era un ragazzino discolo, figlio di un ingegnere minerario, Efer, non neanche cambiato i cognomi sapendo di fargli uno scherzo, così lui l'ha preso quando si è visto nel birraio di Preston, e che era lento d'incascio anche quando aveva 6 anni, 7 anni, 8 anni, gli scappava di fare pipì, questo significa, l'incascio sono i reni. Ecco. Allora, discendente del Federico Efer, famoso, una delle figure leggendarie delle miniere siciliane, le grandi case, le grandi dinastie dello Zolfo, se si disputavano questo miracoloso ingegnere minerario. Questo nipote mi seguiva, io ero, credo, per la famiglia dell'ingegnere Efer, per il cattivo compagno per quello che era Federico, cioè a dire non lo faceva andare a scuola, me lo portava appresso perché mi divertiva, era paffutello, e ogni tanto gli leggevo delle poesie. A lui non mi piacciono le poesie, e allora si rifiutava di sentire queste poesie. Un giorno, mentre gli leggevo Montale in campagna, lui era mezzo sbronzo, mi dovete credere, lessi nei suoi occhi, fammi leggere le tue poesie, lui aveva 16 anni, fammi leggere le tue poesie, non ne ho scritte mai, fammi leggere le tue poesie. E facemmo una di quelle scommesse da vitelloni che lui faceva, come dire, per esempio, scommettiamo che mi mangio 15 arancini uno di seguito all'altro se me li paghi. Ecco, questo era Federico Efer, uno dei più delicati, raffinati poeti che abbia mai letto, quando poi si è deciso a pubblicare. Ma proprio nel fondo del suo occhio, nel momento nel quale mi dicevo mi piacciono le poesie, beh, glielo leggevi proprio questo lume che brillava di predestinato alla poesia. Ecco perché io l'ho preso e l'ho messo lì. Però si è arrabbiato, e si è arrabbiato non tanto per essere un personaggio vivo, reale, messo dentro un romanzo. Si è arrabbiato per una cosa più sottile, e ne aveva perfettamente ragione, dicendomi: tu non puoi dire, una volta che mi scrivi con nome e cognome, che io sono un falsificatore della storia, come mi fai essere in qualità di scrittore nel capitolo primo, che è l'ultimo, del birraio di Preston. Io davanti alla storia sarei stato veritiero e non così falso come tu mi fai. Questo è l'unico appunto che lui mi fece. Allora, la predestinazione alla scrittura, all'espressione, alla cosa, non credo che non si sappia. Credo che si sappia, si capisca da piccoli, più o meno confusamente. E credo che sia una predestinazione assai più diffusa di quanto noi si possa pensare. Poi c'è quello che, come chiamano i cattolici, il timore della gente, il rispetto della gente, cioè dire, è il diverse cose confluiscono al nascondere, al far nascondere questa vocazione, a tradirla. Credo che sia, ecco, il rispetto umano, per esempio, credo che sia una delle cose.
credo che sia la paura di sottoporsi a un giudizio perché tu già ti senti un po' diverso rispetto agli altri. Però c'è, è diffusa. La fortuna, in questo senso, più che il coraggio, gioca nell'avere il tempo e la possibilità del perseverare, del continuare e far combaciare completamente la tua curva di destino dall'inizio alla fine, cioè a dire non divaricarla o non spostarla diversamente. E io l'ho sempre saputo. Io l'ho sempre saputo, non ho mai saputo che avrei avuto questo successo, non ho mai saputo che avrei avuto tanto consenso, ma ho sempre saputo di avere un destino di dire delle cose. Di narrazione. Di narrazione, questo l'ho sempre saputo, è questo che mi ha dato, per esempio, una sorta di quieta forza quando gli editori non mi pubblicavano robe di questo tipo, cioè dire una veramente quieta, serena forza. Che poi tutto questo sia stato un successo, e capita una volta su 10.000, è capitato a me, ma poteva capitare anche a qualche altro. Ecco. Sì, quindi è anche una concezione, come dire, anche più democratica della poesia, nel senso che ogni uomo potenzialmente, in quanto ha la capacità di sognare, ha un inconscio, è potenzialmente un possibile narratore, poi naturalmente ci sono molte contingenze, certo, molte casualità che certo, non portano, certo. Però ecco l'elemento, mi pare il nucleo sia questo, cioè questo, del fatto di rinvenire la propria vita, proprio gli scenari della propria vita già in qualche modo un po' scritti. Ecco, no? Esattamente, ora poi qui si entra in un altro discorso, ed è talmente vero quello che tu, Giorgio, stai dicendo, che poi ti sei inventato un personaggio, ne hai, come posso dire, stabilito il percorso dentro lo spazio e il tempo di quel romanzo, perché questo è fondamentale, è importante. Cioè dire, ogni personaggio che ci rimane nella memoria, ogni personaggio compiuto, è perché il suo autore l'ha saputo far vivere dentro quel particolarissimo contenitore di tempo e spazio particolari, che non sono tempo-spazio reali, sono tempo-spazio narrativi di un unico romanzo, non applicabili per niente a un altro romanzo, anche dello stesso autore. Allora questa coincidenza è in armonia con lo spazio e il tempo narrativo di un romanzo, e il personaggio è perfettamente in armonia col racconto. E quindi, però va a finire, quando tu hai creato questi personaggi, e questo può parere pazzesco, va a finire che uno o due poi nella realtà li incontri. Cioè c'è un film di Woody Allen, Harry a pezzi, che incontra i suoi personaggi. A me è capitato di incontrarne almeno due che non conoscevo, e il cui destino pensavo, scritto da me, Dio momentaneo, che riesce a organizzare uno spazio e un tempo per quel personaggio, invece no, quello era vissuto fuori del mio spazio, fuori del mio tempo, nel suo spazio, nel suo tempo. Il che naturalmente, per chi è orgoglioso della propria
creazioni e uno scacco matto dal quale non te ne esci più come botta seria. Se invece sei dotato di una buona dose di umiltà ti diverti. Io mi sono enormemente divertito. Anche Nabokov diceva, ma lei in un'intervista li hanno avuto, non so, assistito, ha conosciuto storie genere? No, no, solo dopo la pubblicazione del mio romanzo ho conosciuto una quantità di lolite da non credersi, anche quante lettere che aveva ricevuto. Il passo che mi sembrava il libro La biografia del figlio cambiato, dove si dice appunto, in altri termini, la trasformazione di Mattia Pascal in Adriano Meis altro non è che il procedimento, qui opportunamente romanzato, della morte del fu Luigi Pirandello, figlio di Stefano, e della sua rinascita, finalmente, come Luigi Pirandello, figlio cambiato e quindi senza una reale paternità. Cioè, in qualche modo, che letterariamente si è autocreato. Autocreato, no? Letterariamente. Questa storia, io ci insisto molto, anche per fatto personale, permettetemi, perché questa storia colpiva anche me, bambino. Cioè, più ero delinquenziale, più facevo cose, storie, e più veniva fuori tu non sei figlio mio, che era una cosa spaventosa. Sicuramente ti hanno cangiato le donne. Non sapevo che anni dopo su questo testo, ecco il non sapere, mi sarei impattato almeno 3 volte a cercare di metterlo in scena. Perché è terribile mettere in scena una cosa che ha condizionato in qualche modo la tua infanzia, no? Ed è una cosa che condiziona la vita di Pirandello, perché in tutto l'arco della sua esistenza ci ritorna sulla favola del figlio cambiato, sul non essere, della non appartenenza, no? E in lui però non è una qualche cosa che nasca da un'idea preconcetta, credo, in Pirandello. In Pirandello credo che nasca dalla continuo quotidiano confronto con il padre. E la cosa diciamo più drammatica di questo confronto è che il padre gli vuole un sacco di bene, è che il padre, per esempio, gli fa come regalo, gli fa trovare pubblicato il primo volume di versi mentre lui è in Germania, glielo fa come regalo, gli paga la pubblicazione di questo volume. Quindi è drammatica questa non sentirsi figlio di quel padre lì. E io mi sono chiesto perché questo avvenga e come, dopo l'essersi, come dice Giorgio, autoricreato letterariamente, Pirandello finisce per capire che questa autoricreazione è stato un inganno. È stato un inganno verso se stesso, soprattutto. E accoglie il padre. Vedete, da noi in Sicilia, forse anche altrove, ma insomma in Sicilia è più evidente la cosa. Il padre vecchio che rimane vedovo va a vivere con la figlia sposata. Su questo non c'è il minimo dubbio. Io non avrei, augurando 1000 anni di vita a mia moglie, non avrei che l'imbarazzo della scelta. Ma voglio dire, lì in quel caso non avviene questo. Stefano, il padre, vive in Sicilia, dove vivono una figlia, 2 figli, 2 sono a Roma. Lui si trasferisce per volontà di Luigi a Roma. Va in casa della figlia, sì, ma il padre con
dopo il litigio disumano, Luigi, dopo il litigio, se lo piglia a casa sua. Si identifica col padre. Dice a Bontempelli e ad Alvaro, giovani, quando deve partire per una tournée, andate a trovarlo, andate a giocare a carte con papà e fatelo vincere. Io mi sono chiesto perché, perché lui fa gli stessi errori del padre, in altro modo, la stessa violenza che ha il padre. Cioè dire, ho cercato di dire come spesso e volentieri il ricrearsi, il rinascere letterariamente o in altro modo sia un inganno che facciamo a noi stessi. Non bisogna assolutamente dare più peso alla letteratura di quanto non si dia alla vita. Primum vivere. E questo credo che a una certa età ci si arriva. Sì, quello che dicevi mi faceva venire in mente due aspetti, certamente. Tutto quello che tu hai detto adesso, tanti, troppi sotterranei legami, talvolta espliciti, talvolta appena accennati, altre volte solo intuiti, e non si sa se valga la pena di portarli tutti alla luce. Ma una cosa mi pare certa, riferendosi ai sei personaggi, il colpo di rivoltella con il quale il figlio giovinetto pone fine ai suoi giorni uccide anche un'illusione giovanile voluta perpetuare a lungo negli anni con ostinazione e con caparbietà. Quel colpo di pistola fa scomparire il figlio cambiato, se mai esistito. Ora Luigi sa, con dolorosa certezza, che il sangue che scorre nelle sue vene è quello di suo padre, appunto. Quindi, come dire, da un lato c'è questa tematica, che poi è stata molto enfatizzata anche in anni recenti, sulla anxiety of influence, no, di Bloom, sì. Cioè il fatto che poi si è anche trasmessa fuori dall'ambito letterario, non so, filosofi che dicono... Heidegger sarebbe domandato cosa posso fare per non essere una copia di Nietzsche, e Nietzsche a sua volta cosa posso fare per non essere una replica di Hegel, eccetera. Naturalmente detto così, non nel senso della, dell'eccentricità banale, certo, ma nel senso di trovare un gesto autofondativo. Poi mi veniva in mente quando tu parlavi e quando anche ho letto questa biografia di romanzesca, ma poi peraltro anche molto fondata nei fatti, di Pirandello, mi veniva in mente appunto Freud, quando nell'introduzione all'interpretazione dei sogni dice, vabbè, dice che la morte del padre è l'evento più importante nella vita di un uomo, e poi dice si scrive al padre per il padre, cioè si scrive al padre come quell'istanza valoriale alla quale siamo portati a dirigerci. E poi ecco, e qui forse viene meno l'indipendenza, l'autonomia, si scrive per il padre nel senso che non si vede più il padre come un'alterità, ma il padre diventa anche figlio, come tu dici, cioè c'è questa dialettica di queste figure per cui si scrive al padre e poi si scrive per il padre nel senso del compimento della figura del padre, il che significa attraversarlo, umanizzarlo, ma anche identificarci di più con lui rispetto alla distanza che volevamo prendere. Anche questo, vedi, nasce da... Posso parlare solo per esperienze. Anche questo nasce da una esperienza di mia personale. Vedi, con mio padre tante cose mi avevano diviso civilmente per tutta la vita. Dico civilmente perché i rapporti erano sempre, fortunatamente, rapporti ottimi, rapporti di padre e figlio, ma questo non toglieva che le polemiche fra noi due fossero aspre e dure, soprattutto politiche. Mio padre era stato squadrista, era stato marciato su Roma, era un borghese fascista. Caduto il fascismo non volle assolutamente aderire a nessun partito filofascista o altro, perché lo riteneva un'esperienza storicamente conclusa, e lì lui
finiva, quindi non ero neanche un nostalgico. Io ero un comunista. Mio padre diceva: che cosa ho fatto di male nella mia vita per avere un figlio comunista? E quindi c'erano delle incomprensioni profonde. Ma al di là di questo, la identificazione fra mio padre e me in alcuni momenti era straordinaria. Io ho cominciato a scrivere, proprio scrivendo a mio padre, scrivendo a lui, e una notte proprio la toccai con mano, questa identificazione, stava morendo, io non l'abbandonai un attimo, avevo troppe cose da chiarire. E credo quello che gli davano gli stupefacenti per allontanare il dolore, o almeno abbassare questa soglia di dolore, fece sì che una notte aprì gli occhi e mi chiamò con una voce imperiosissima, mi disse: Tenente Camilleri, che cosa dici tu? Tu dici signor sì. Io dissi signor sì, e lui mi disse: si sposti, non lo vede che è sotto il fuoco? Ma lei rischia la... E io per un'ora e mezzo ero lui nella guerra 14-18. È stata un'esperienza incredibile. Uscivo, scomparivo, tornavo, un teatro tragico. Sono qui perché lui era diventato Emilio Lussu, il suo comandante. Lussu, quello di un anno sull'altipiano. Cioè. E allora tornai e dissi: maggiore. E lui mi guardò e invece aveva un attimo di lucidità. Mi disse: vai a dormire, ti stai stancando, che cosa dici? Io volevo chiederti una tua risposta su quelle che sono, come dire, delle tonalità, delle cadenze diverse della tua scrittura, di cui ho trovato qualche esempio. Per esempio, l'inizio del Re di Girgenti, che io, come altri amici qui, troviamo una delle cose più belle, ecco, insomma, proprio anche, dicevamo con Setti, su un punto anche di svolta, di transizione verso approdi anche proprio nuovi. Ora, scusandomi perché non so pronunciare il siciliano, nonostante le mie radici siciliane, mia madre veniva da Vizzini. Sei stato mai a Vizzini? Sì, sì. È carino, no? Mi hanno detto. Insomma, sì, molto carino. E la storia del re di Girgenti non lo dice così? No, siamo, lo dico sul serio. Lo pensi davvero? No. No. No, ma in effetti è una domanda superflua. Camilleri non dice mai cose che non pensa. Ora come ora i Zosimo se la passavano buona, ma 16 anni avanti, quando erano di Frisco maritati, Gisuè e Filonia la fame nivora avevano patito, quella che ti fa agli utiri macari il fumo di la lampa. Erano figli e nputi di giornatanti e giornatanti essi stessi, braccianti agricoli stazionali che camminavano campagna e campagna alla cerca di travaglio a seconda del tempo di raccolti, e quando lo trovavano il travaglio potevano aviri la fortuna di mangiare per qualche simanata, per esempio una scanata di pane con la calatina, il companatico poteva essere un pezzo di cacio, una sarduta salata, una caponatina di milanciani. La notte, se si era di stati, dormivano a sireno, a cielo stidrato. Se si era d'inverno, si arrapiravano in 4 o 5 dentro a un pagliaro e si quadiavano, si scaldavano a vicenda con il sciato. E mi fermo qui per così. Ecco, questo passo qua mi sembra, ecco, un esempio di una prosa improntata a un certo realismo, a una certa visione anche dura, disincantata dalla realtà. A me ha fatto pensare
un incipit molto analogo del castello del sindaco di Casterbridge di Thomas Hardy, dove appunto sono due, un uomo e una donna, che arrancano faticosamente nella polvere, sì, e poveri nel caldo, eccetera, e verso la fiera di un paese. Ecco, poi molto presto subentra una cadenza che forse è la più frequente, la più usuale, di ironia, di sarcasmo, di comicità, di parodia, perché appena incontriamo la figura del principe, loro sentono questa cosa, dice, avevano intiso una voce lontana, lontana, che si avvicinava e si allontanava per come il vento girava. Pareva la voce di uno in punto di morti. Ed è un principe che si è giocato tutto al gioco e si è buttato giù per una scarpata, però è rimasto lì appeso, e adesso lui, Gisuè, va per salvarlo, in realtà pensa anche di ucciderlo. Soprattutto di ucciderlo. Di ucciderlo, ecco, perché lesinare in queste occasioni, appunto, e quindi per impossessarsi, perché lui tutto quello che ha, perché è anche riccamente vestito, eccetera. Ecco, e lì, nel poi c'è un'altra cadenza, a mio giudizio, ed è quella di una specie di realismo magico, di trasfigurazione mitologica della realtà, accompagnata anche da un forte lirismo. Per esempio, anche in Montalbano, perfino in Montalbano, l'interrogatorio di Raman, che è un insegnante che fa un po' da mediatore tra le autorità siciliane e la comunità dei tunisini. C'è il commissario Montalbano, un suo collaboratore. Raman s'asciugò il sudore, l'interrogato. Il suo disagio era aumentato e Valente, collaboratore di Montalbano, che era un bravo sbirro, lo lasciò cuocere nel suo brodo. Però c'è qualcosa di strano, si decise Raman. Montalbano e Valente manco parsero averlo sentito. Sembravano pigliati da altri pinseri e invece erano attentissimi. Facevano come i gatti, che quando tengono gli occhi chiusi e mostrano di dormire, stanno invece contando le stelle. E che è una bellissima immagine, secondo me, di questo realismo trasfigurato, di questa trasfigurazione mitologica, cioè anche la capacità che secondo me si evidenzia soprattutto nell'ultimo libro, nell'ultimo romanzo storico, diciamo, di Camilleri, Il re di Girgenti, la capacità di ritrovare una mitologia in cui riscrivere l'anarchia, diciamo, del paesaggio della società contemporanea. Io, chiedendo scusa per la mia cattiva pronuncia, però voglio leggervi questo passo, che secondo me è significativo di questa ultima tendenza, insomma, di questa direzione narrativa. È un passo molto bello e commovente, perché è basato sulla circostanza che, per ragioni di ordine pubblico, quando il re di Girgenti, che è Zosimo, fatto re nel corso di un'insurrezione popolare, finisce, come solitamente finiscono questi eroi popolari, con la condanna a morte, per ragioni di ordine pubblico non lasciano che la gente si avvicini al patibolo, ma la gente comunque è presente. Ed è presente con lo sciato, con il suo respiro. Ed è bellissima questa idea di Zosimo, che percepisce questo respiro collettivo della comunità che, in maniera un po' misteriosa e nascosta, si è raccolta intorno a lui. E fu proprio in quel momento, in mezzo alla fantasiosa friscatina di un merlo distante, che Zosimo sentì il respiro. Non era il sciato, il respiro di un uomo solo, ma di tante, tante persone che sciatavano ad ascio, quasi per non farsi sentire che c'erano, ma c'erano. E Zosimo capì che quella specie di leggia risacca marina era fatta di sciato d'uomini e veniva di sopra i tetti dei palazzi e delle case che circondavano la piazza, e capì magari che a sciatare era la gente di Vigata e di Montelusa, i paesani so, gli amici so, i canuscenti so, venuti appositamente per accompagnarlo nel passo di la morte, eccetera. Ecco, cosa ne pensi di queste, diciamo, direzioni diverse? Ecco, io ho l'impressione di riconoscere una tematica, come dire, più autentica, in sviluppo, ecco, in questa... In queste pagine, ecco.
dove da un lato si affaccia il realismo e dall'altra anche una, come dire, una vigorosa trasfigurazione mitologica della realtà. Perché questo è, questo lo raggiungi con l'esercizio e con la perdita di molte remore e con il coraggio che ti viene dal fatto che bene o male, insomma, non puoi restare sul posto, tripoté sul place, devi andare avanti. E siccome queste spinte ad andare avanti nella scrittura, nella ricerca, fortunatamente me le sento, perché no? Allora, qual è il problema? Il problema è questo. Io potevo benissimo dire che nel punto della sua morte, l'uomo al punto, no? Tutti i paesani di Vigata, di Montelusa, a Moccione, nottetempo, erano acchianati scali fino a sopra le tetti e già a pancia asciutta stavano a tagliare zosimo. Va benissimo, mi va benissimo, narrativamente mi funziona. E siamo dentro una sorta di realismo tranquillo, descrittivo, eccetera, eccetera. E mi potevo fermare qui. Allora il problema è come posso fare un salto ulteriore dalla semplice descrizione di un fatto narrativo realistico. Allora, uno, facciamo scomparire la realtà dei corpi e ne facciamo solo un respiro che è come l'anima di questi che circonda. Da che, poi tu dici, da che cosa ti nasce questo? Voi sapete da che cosa mi nasce? Mi nasce dal fatto di Roma città aperta, il finale, quando cioè ognuno già ruba, è un mestiere di ladri il nostro, quando il prete viene fucilato e i bambini gli fanno quel fischio che era loro, che era... Ecco, io ho levato anche questo sonoro, diciamo, no? E mi sono posto il problema come esprimere, far sentire a Zosimo queste presenze. E c'è, e mi sono ricordato anche di un esercizio che facevo fare in accademia che consisteva nella individuazione a un ragazzo bendato di quante persone fossero attorno a lui, orientando l'udito verso il respiro di ognuno e individuandolo come respiro e riuscendo a contarli, perché ogni respiro è diverso. Se tu in una stanza assolutamente in silenzio lo senti che c'è un'altra persona che respira e quindi riesci a farlo. Allora mi è venuta l'idea di questa costruzione. Però voglio dire, non sempre uno ne ha il coraggio, perdona se parlo in questo modo semplicissimo, perché tu ti giochi quando scrivi una pagina di questo tipo, ti giochi in fondo la tua credibilità, cioè dire diventa più difficoltosa la comunicazione. Perché sui dati del reale tutti finiamo col trovarci d'accordo. Nel momento nel quale passi a un altro segno, cominciamo col non essere più tutti d'accordo. Uno rischia di fallire nel momento nel quale vorrebbe comunicare di più, vorrebbe comunicare un di più. Per esempio, una delle pagine più che mi è costato più fatica a scrivere è quella dell'incontro con la moglie morta, no?
quando lui corre gli vengono in mente, gli viene l'inno orfico, che, di cui non sa manco il significato, ma che comunque qualcuno gliel'ha insegnato. Allora lì ti vengono i dubbi, cioè a dire: posso spingermi fino a questo livello? Ma questo nasce da... È come... è difficile dire, però è come un centometrista, no? E di cui... che conosce le sue forze, conosce le sue capacità e dice: posso provare a fare un centesimo di secondo in più o casco prima? In sostanza, Carlo Bo lo disse con molta brutalità e verità: questo scrittore di romanzi deve avere in qualche modo bazzicato la poesia, che è tutt'altro discorso. Ecco, allora sono questi momenti nei quali ho una qualche insicurezza narrativa che non ho in Montalbano, non ho in altri romanzi. Sì, questo è molto interessante, nel senso che è uno spostamento dei limiti della realtà col quale si cimenta lo scrittore, e quindi c'è questo elemento fondamentale del coraggio, cioè del coraggio che, insomma, che è un elemento della... indispensabile, credo, un ingrediente indispensabile così della creazione letteraria in generale, di ogni, insomma, di ogni intrapresa di pensiero. E poi, in quello che tu dicevi, c'è, come dire, anche l'aspetto somatico, cioè proprio fisico, di sentire una certa realtà, e al tempo stesso anche un processo come di astrazione, perché lì è un passaggio a un'astrazione. Sì, cioè, tu, anziché rappresentare, appunto, in termini, diciamo, di linguaggio un po' di codice, una situazione, tu vai verso... Questo anche ci spiega il significato dell'astrazione, dell'astratto in generale, cioè, e questo è esperienza della pittura, esperienza della musica, cioè del fatto che si cerca l'astrattezza ci si dirige verso un esito più astratto, perché in realtà contiene una densità di realtà più forte di quella del senso comune. Questo è sicuro. Questo è sicuro, ma appunto per questo è la posta in gioco, che parlavo di coraggio, perché la posta in gioco in questo caso è molto alta. Non è la soddisfazione delle... Tu che cosa chiedi al lettore quando io ho scritto Il Re di Girgenti? Cosa ho chiesto? Ho chiesto qualche cosa che andasse, diciamo brutalmente, qualche cosa che andasse al di più, al di sopra, come diceva Marx, mannaggia, un plus valore rispetto al valore, un valore aggiunto. Questo io chiedevo al lettore. E tu sei andato a mettere il dito nella piaga il momento che vai a prendere quel capitolo. Cioè a dire, nei punti di maggiore rischio mio, per dire: sono riuscito a dirlo. Perché non mi posso fidare di alludere. Io non sono uno che riesce ad alludere, io dico le cose, quindi qui mi trovavo in un terreno un po' friabile, nuovo per me, dato anche dal fatto che ci ho messo tutti questi anni a scriverlo, anche a buttare centinaia di pagine, non mi era mai capitato, figurate la fatica, buttare centinaia e riscriverle di sana pianta, perché obbedissero a una sorta di reinvenzione della realtà spostata su un altro piano. Quello che tu chiamavi realismo magico, che non è nel senso bontempelliano del termine, c'è una controprova assoluta, e la controprova è questa: quando Zosimo compie 12 anni, 13 anni, quello che capitò, non lo so, Cenni sull'infanzia e la giovinezza di Zosimo, credo che si chiami così. Poi,
scusate, ho scarsa memoria per ciò che scrivo, non è una battuta di spirito. Poi c'è, segue un capitolo, quello che capitò negli anni appresso. E va da pagina 203, 283 a 329. Sono una cinquantina di pagine, sessantina di pagine. E qui c'è un problema. Il problema è questo, che io devo arrivare dai 16 anni di questo personaggio fino ai 40. Posso narrare in un libro tutte le mattine quando si svegliava, che cosa faceva, cosa non faceva, ma devo assolutamente narrare i fatti storici veri che capitarono in quegli anni, cioè a dire il fatto degli spagnoli che se ne vanno. Come fare? Come risolvi? Proprio come lo risolve all'interno di un racconto, una cosa così. Allora mi venne in mente, nella prima versione, di pigliare una quantità di dati storici. Sapete come si fa nel Bignami, quando si dice 1806 gli spagnoli e 1000... va benissimo, e me lo sono scritto. Dopodiché ho trovato una quarantina di date essenziali, importanti. Accanto a queste date vere ho messo dei fatti finti, cioè a dire Zosimo si sposa, Zosimo ha il primo figlio, e le ho intrecciati. Dopodiché ho scritto una quantità di documenti rigorosamente falsi e cambiando scrittura, di modo di scrittura di volta in volta, con 100 pagine riuscivo a narrare tutto quello che era successo in quegli anni, fino ad arrivare a ripigliare di nuovo Zosimo Re. Se non che, quando io lessi questo che avevo scritto a mia moglie non... queste 100 pagine non la persuasero. Queste 100 pagine non mi persuasero, perché... ma... poi lo mandai a Elvira Sellerio. Senti, un romanzo strepitoso, meraviglioso, però io... ci sono queste 100 pagine che non riesco a spiegarmi perché. Me lo spiegai io perché. Perché queste 100 pagine, per quanto falsificate, per quanto fantasiose, cioè, erano sempre dei dati di realtà, di realismo assoluto, e interrompevano proprio questa sorta di cammino sulle acque o sulla lama di un coltello, nel quale io allora ho dovuto riscrivere interamente tutto, ed è quello che si trova nel capitolo, quello che accadde negli anni appresso, diciamo, di cui fortunatamente di tutto questo lavoro non resta traccia, perché io appena esce il romanzo distruggo tutte le prove, perché sono un assassino che ci sa fare. Sì, sia come la sensazione, leggendo questo Re di Girgenti, come se, diciamo, figurativamente, dalla testa andassi sempre più verso il diaframma, cioè verso quella condizione ottimale della scrittura in cui uno dà l'impressione di poter scrivere quei momenti felici, in cui uno dà l'impressione di poter scrivere qualunque cosa e di qualunque cosa, perché comunque ha una tonalità che è decisa, e anche proprio dall'esperienza, dal lungo processo esperienziale, certo, che porta a queste soglie di maturità e quindi al giusto ritmo. Ecco, io credo che un altro elemento di cui, diciamo, si discute molto oggi, piano teorico, ma che è proprio, come dire, un funtore della tua narrazione, sia l'elemento della trama, del plot. Ecco, come è noto, sono tutti, dopo anni, decenni di critica formalistica, di strutturalismo, eccetera, c'è una rivalutazione della
trama, del plot, come un elemento non secondario. Per esempio Peter Brooks nel suo bellissimo libro Trame, che dice che appunto le trame sono quelle forze ordinatrici dei significati che noi così possiamo sottrarre al mutamento del tempo e della storia. E devo dire che Il Birraglio di Preston, più che qualsiasi altro tuo libro, è proprio l'esempio di un montaggio che a me faceva pensare a Pulp Fiction, cioè un montaggio molto mobile in cui la storia viene continuamente ripresa, perché da qualunque punto tu la riprendi, la macchina del racconto si mette all'opera. Colgo l'occasione di questo riferimento anche per domandarti questo episodio, ma non solo questo, volevo chiederti, del capitolo primo che uno si trova alla fine del Birraio di Preston, che è, come dire, quegli eventi che precedono la narrazione, è come dire una finzione letteraria che è stata talvolta impiegata, cioè un evento che non era mai stato considerato e che sbuca alla fine. Domando, è anche una parodia della pretesa dalla storia oggettiva, dalla storia... Esattamente. Della storia, come dire, bando alle chiacchiere, hanno raccontato un mucchio di palle... Adesso... Questa è la verità, ecco. Per questo è messa all'ultimo. Cioè dire, questa è la pretesa di certi storici di dire la verità assoluta risiede in queste cose, in queste pagine, in queste narrazioni. Non è vero. Ecco perché è messo all'ultimo, come capitolo primo di quello che studieremo nelle scuole sul Birraio di Preston. Questo è quello che poi studieremo, ma in realtà dietro c'è tutto questo che rappresenta il romanzo Il Birraio di Preston. Ora, che cosa fa, a mio parere, la storia? Un certo tipo di storia cerca di organizzare logicamente e attraverso una successione di fatti, cosa che non fa più neanche la fisica, perché la fisica quantistica fa tutta un'altra cosa, no, però c'è una cronologia, un post hoc, propter hoc, no? Tutte queste belle così, ne tenta di arrivare a qualche cosa che si attagli alla ragione. Invece le cose stanno diversamente, tutte certe serie di fatti storici sono altrettanto inspiegabili. E non è detto che l'ordinamento, la successione cronologico-temporale spieghi un rapporto di causa-effetto. Non è vero? Allora, quando io ho scritto Il Birraio di Preston, io l'ho scritto in ordine cronologico ed era un libro di una noia mortale, illeggibile, impubblicabile, francamente. Non riuscivo a cavarne fuori i piedi da questa situazione. E lo lasciai lì, fin quando non mi venne in soccorso Vasquez Montalbán con il suo romanzo Il Pianista, dove i piani temporali sono tutti alterati. Ho trovato la chiave, e così, come si fa con un mazzo di carte, letteralmente ho disposto le carte in un modo diverso sul tavolo. Ho fatto due o tre prove e ho visto che questo ordine dato alle carte era quello che teneva, dava la possibilità ogni volta alla storia di ricominciare quasi dallo stesso punto, anche se invece era stata i fatti più avanti o più indietro rispetto alla storia narrata. Per questo poi il mio commissario si chiamerà Montalbano, per ringraziamento a Vasquez Montalbán, non certo per Pepe Carvalho, che è il suo detective, che non ha niente a che fare col mio Montalbano. Allora, dopo aver fatto tutto sto macello di successioni diverse, mi piace che il primo capitolo sia il tentativo dello storico di dare ordine e ragione alle cose. Tutto qua. È decisamente ironico, cioè l'ultimo sberleffo
che io posso, che io posso fare. Perché poi, tra l'altro, infatti il mio amico Federico si è molto arrabbiato che io lo facessi mentire. E c'era anche, ma questo lo dico qui e qui lo nego, anche una sorta di cattiveria nell'avere iniziato apposta il capitolo con una citazione da Gide, cioè a dire dove lo ritengo uno scrittore, non solo io, estremamente ambiguo in diversi sensi, mi piaceva molto che inavvertitamente questo povero scrittore che si chiama questo Efer iniziasse con una citazione da Gide, mentre gli altri citati, Gide non c'entra mai, c'è Bradbury, ci sono altri scrittori, era proprio una cattiveria mia personale. Hai nominato la fisica, allora, mi viene in mente che in questa varietà, di cui tu dai proprio una testimonianza in questo Biraio di Preston, di varietà di versioni del mondo, di versioni degli eventi, c'è un tema che poi ha interessato anche un autore che tu hai studiato profondamente e che sei stato anche il primo a rappresentare in Italia, se non sbaglio, che è Samuel Beckett, no? Sì. Giorni felici. No, non sono stato il primo a rappresentarlo in Italia. Il primo a rappresentarlo in Italia è stato Luciano Mondolfo l'anno prima, 2 anni prima di me, con Anatan Tangodò. Io ho fatto la prima in Italia di... Giorni felici? No, di Finale di partita, ecco, nel 58. Ecco, ora è interessante come Beckett fosse influenzato proprio da ragionamenti che avevano fatto fisici e su quello che è stata definita la sum of stories, cioè il fatto che la fisica non dà una versione univoca della realtà, ma da una somma di storie, cioè da una morfologia di versioni alternative differenti, come asseriscono per esempio Richard Feynman, il famoso grande fisico teorico della teoria dei campi, o il cosmologo Stephen Hawking. E per esempio, non so, mi veniva in mente il finale di Molloy, sì, quando lui si domanda, devo scrivere la relazione, il detective, in realtà, insomma, la domanda se deve scrivere la relazione sarà un uomo libero è la questione della letteratura, se scrivere o no. Dice, vuol dire questo che sarò libero? Non lo so, imparerò. Dice, allora sono entrato in casa e mi sono messo a scrivere. Era mezzanotte e la pioggia sferzava i vetri, punto. Ma non era mezzanotte e non pioveva affatto, punto. Finisce così il libro. E così di tante altre alternative, insomma, si alimenta questa idea della... della sum of a story, cioè di una molteplicità. Ora però torno a dire, indubbiamente c'è l'aspetto costruttivo, cioè l'aspetto dell'invenzione. Uno inventa, tu inventi, Proust inventa, Beckett inventa, però poi c'è anche il senso dello scoprire. Cioè, dello scoprire anche degli elementi di realtà che non sono fittizi. Ecco, a me sembra che nell'arte in generale, nella scrittura, ecco, ci sia questo grande mistero, questo strano dosaggio dal maneggio un po' così poco padroneggiabile di scoperta e invenzione. Cioè l'idea, come ha detto qualcuno, che per quanto paradossale possa sembrare, per scoprire quello che siamo dobbiamo inventarci. Dobbiamo inventarci, dobbiamo guardarci, perché c'è una, proprio ieri sera mi è capitato di citare, c'è un po' una cosa strepitosa in Dante, no? Quando parla dell'immaginazione, della fantasia, e dice che in realtà questa capacità fantastica che ognuno di noi ha è una proiezione. È qualche cosa che ci viene proprio trasmessa all'interno della nostra testa, le immagini, le invenzioni, la fantasia, e certe volte acquistano, quindi noi saremmo una sorta di monitor, no? E certe volte acquistano una tale forza per una persona che è persa, immersa dentro questa
capacità immaginativa che mille tube, dice, non riuscirebbero a tirarlo di nuovo verso la realtà. Allora, se questo fosse vero, e secondo me è vero, ma in un altro senso, vuol dire che noi dobbiamo guardarci meglio questa proiezione che c'è all'interno delle nostre palpebre, no? Come quando ti vedi l'occhio, vi è mai capitato di vedervi l'occhio? Cioè dire, quando vi operano col laser, nel momento violentissimo della cosa, proprio vi vedete l'occhio con le sue nervature. Forse bisognerebbe vedere anche, questo dicevo, guardarsi. Da un lato c'è questa capacità di obbedire a una sorta di diventare monitor. Dall'altro c'è che la suggestione e la forza che ti dà questa invenzione fantastica ti allarga il campo visivo, sempre per tornare a fatti, anche perché sono stato operato recentemente. Cioè dire, c'hai il campo visivo più ampio, vedi delle cose di realtà, porzioni, forse perché sono illuminate da questa luce straordinaria che è della fantasia, dell'immaginazione. A me capita di, ma anche di vedere, sentire, fare l'operazione inversa, cioè dalla realtà passare immediatamente a un personaggio immaginario. Però l'ho sentito parlare, gli ho sentito dire due frasi, non l'ho neanche visto come era fatto. Credo che il momento più bello, più forte, sia nel momento nel quale queste due cose riescono a congiungersi, a compattarsi. Circa il fatto della proiezione dell'immaginazione, a me è capitato un episodio piuttosto singolare, che non è capitato solo a me, come vi dirò. E dunque, un giorno Leonardo Ciancia, un anno prima di morire, mi dice: Cammellè, senti, ma tu ce l'hai dei racconti che io vorrei ristampare, gli scrittori, l'antologia di scrittori siciliani, e pubblicare un tuo racconto? Non vorrei pubblicare brani di romanzi. Allora io non avevo scritto ancora racconti di Montalbano, avevo scritto dei racconti, così ne avevo tre. Allora disse: Leonardo, te li do tutte e tre, tu scegli quello che ti piace, se c'è qualcuno che ti piace. Mi telefonò dopo un po', mi disse: senti, io mi piace molto questo racconto che si chiama Capitan Caci. Non lo pubblicare, perché lo voglio pubblicare io come inedito nell'antologia. Va bene, Leonardo. E gli do questo racconto. Passano come un mese e mi telefona un caro amico e mi dice: senti, ho letto un libro straordinario, Storia del porto di Bahia di Gorgia Amado, leggitelo, te lo porto, come lo compro? Ma lo leggo e allibisco, perché due episodi raccontati da Gorgia Amado sono nel mio racconto Capitan Caci, cioè a dire, la storia di un negro, la storia di Capitan Caci, del quale tutti cominciano dopo un po' a sospettare che il mare l'ha visto in cartolina mentre racconta imprese, che attraversamenti di Capo Horn, eccetera, che rimane su una zattera con un negro gigantesco e si gioca a 3-7 briscola che si deve buttare a mare perché deve l'altro, ci sono pochi viveri, e il negro perde e davvero gentiluomo si butta in acqua e Capitan Caci sopravvive. E questo c'è in Gorgia Amado. E l'altro episodio di un bambino che scompare durante una traversata, in realtà era caduto dentro il cassetto che si apriva e si chiudeva con il rollio e beccheggio. E questo c'è in Gorgia Amado. Allora telefono a Leonardo Ciace: Leonardo, non si può pubblicare questo libro, questo racconto, ci picchi.
Perché non è possibile, perché viene fuori che io l'ho copiato da Gorgia Amado. Ma come non l'ho? No, no, non l'ho letto io queste racconti. Allora, giustamente, mia moglie dice, sono racconti marinari. Allora forse tu l'avrai sentito, va a sapere queste cose, come arrivano anche a lui, eccetera. Fine. Dopo circa 6 mesi, leggo un articolo, uno degli ultimi, di Italo Calvino sulla Repubblica, che recensisce un'antologia di racconti fantastici del Novecento italiani. E recensisce un racconto di Beniamino Joppolo, scrittore siciliano di grosso rilievo, ma dimenticato, intitolato Lo zio, e Italo Calvino ne racconta la trama, una coppietta. È lui che dice alla ragazza: Dio, ieri sera mio zio ci ha fatto impazzire dalle risate. Sto zio meraviglioso, spiritoso, coltissimo. E allora, fammelo conoscere. No, il ragazzo si blocca, si chiude, si trincera. Un giorno che il ragazzo va a dare degli esami all'università, lasciate fare alle donne, quella scopre nome, cognome e indirizzo dello zio. Quindi va lì a casa dello zio, bussa, sente una voce gioviale che dice avanti, apre e si trova in un'enorme stanza con baobab, alberi tropicali, liane, e c'è uno scimmione gigantesco appeso a un ramo che dice: tu devi essere la ragazza di mio nipote. Un salto della natura ha fatto sì che lo zio fosse uno scimmione, però uomo di grandissimo genere. Delizioso racconto, diceva Calvino, che mi ha terrorizzato, perché io ho un racconto intitolato Lo zio in un cassetto, dove c'è una coppietta. L'unica variante è che quando la ragazza va a casa è una piscina enorme e dentro c'è un delfino che dice: tu, allora, che cosa sono queste idee di racconti che noi abbiamo? Dice lui, sono che esistono delle idee narrative archetipali messe lì in alto, uno va lì, dice scusi, ne la piglia una, la data e la rimette a posto, poi arriva un altro, la ripiglia, la fa a modo suo e la rimette a posto. Forse è vero, voi vedete che sono quelle cose che diceva Dante come proiezione. Sì, certo. Sì, quindi mi pare il problema è quello di commisurare la disposizione soggettiva, la proiezione, che peraltro è l'unica condizione che dà senso alle cose, perché la semplice presenza delle cose non ha nessun significato. Certo. Quindi occorre una predisposizione emotiva, e però questa non deve distruggere neanche l'oggetto, perché altrimenti appunto non diventi reale. Ora volevo farti un'altra domanda, che è stata suscitata da un'osservazione di Roberto Scarpa. Dunque, siamo nella tempesta di Shakespeare. Prospero, che a un certo momento si rannuvola, si rivolge a Ferdinando, gli dice: ti vedo turbato, impaurito, eccetera, sta tranquillo, figlio mio, i nostri giochi sono finiti, quegli attori erano soltanto fantasmi che si sono sfatti in aria sottile, come l'edificio senza basi di quella visione, così gli alti torrioni incoronati di nuvole, i templi solenni, i sontuosi palazzi, questo stesso globo immenso con tutte le sue inerenti sostanze destinato a sfarsi, come lo spettacolo di anzi finito, senza lasciare fumo di sé. Siamo fatti della stoffa dei sogni e la nostra breve vita è cinta di sonno. We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with sleep. Bene, a Roberto Scarpa è venuto in mente che nella parte finale di Zosimo ci sia una forma di malinconia, di amarezza, di disincanto che potrebbe essere, a te uomo di teatro, una reminiscenza in qualche modo, ma proprio come stato d'animo, non nel senso di filiazione letteraria. C'è stato, hai indovinato, Roberto? Non so. Credo di sì, perché c'è stato anche questo signore che ha scritto che è uno studioso molto serio, Silvano Nigro, che insegna a Yale, insegna anche a Catania, ancora ha detto: quando ho letto Il re di Girgenti ho avuto l'impressione di assistere
alla tempesta, soprattutto alla parte terminale, nella traduzione napoletana di Edoardo De Filippo. È una cosa molto più, molto intelligente, devo dire, come osservazione. Ma dirò di più. C'è un gioco è quello degli incipit, no? Ma anche c'è il gioco anche di, come si dice, gli exit, non lo so come si dice, che sentiva il suo cuore battere contro il terreno coperto dagli aghi di pino. Nessuno lo sa, per chi suona la campana, lui qualcosa messo così, e i franchisti che avanzano, è l'ultima. Ma tutti questi tamburi finiranno con l'uccidermi, Benito Seregno, cioè, va bene, tutte queste belle città. Bello, di che materia è fatto? Della stessa materia della quale sono fatti i sogni, the fine, il falcone maltese. E questo me lo sono portato dietro e continuo a portarmelo per anni. Allora, quando quello lì dice almeno gli ho regalato un sogno, sono tutte cose che all'atto di scrittura ti arrivano proprio perché sei immerso dentro una sorta di quadrifonia. Sai quando c'hai l'altoparlante davanti, dietro, laterali, che sono suggestioni letterarie di cui per esempio il Re di Girgenti è ricchissimo. Alcune sono state individuate, altre non sono state individuate, per esempio tutta una presa in giro d'Annunziana col Serparo, che ha lo stesso nome del Serparo della figlia di Orio, per esempio, ed è proprio letteralmente trascritto da D'Annunzio quando gli spiega cosa sono i serpenti velenosi, eccetera, eccetera. E certo che c'è. Vostro onore, devo ammetterlo proprio, c'è questo, sì, che questa disillusione e distacco finale. Ne ha coscienza Zosimo. Zosimo è un personaggio letterario, non è un personaggio tipo Cola di Rienzo, poveracci, quelli sono destinati a crederci fino alla fine, non hanno la possibilità letteraria di non crederci. Noi siamo generosi con i nostri personaggi, il destino dei personaggi storici è assai meno generoso con loro. Sì. Parlavamo prima del plot. E come è noto, è stata introdotta dai formalisti russi questa distinzione, ci è arrivata a voce anche a noi filosofi, di fabula intreccio, no? Sì. La fabula come ordine logico, cronologico, scusa, degli avvenimenti, e invece l'intreccio come tessuto tematico. Non so, pensavo, per esempio, i leitmotiv nella tetralogia di Wagner potrebbero costituire appunto l'intreccio, nel senso che non esprimono un ordine cronologico che è rappresentato dalla fabula. Ecco, questi due termini sono molto operanti nei romanzi detectivistici. Sì. Ecco, perché c'è da un lato la serie, diciamo, cronologica degli eventi. Il Montalbano, il detective, deve ripercorrere, diciamo, tutti gli eventi che sono accaduti e però li accompagna con una dotazione di senso, cosa che la fabula per sé sola non fa. Io ricordo, per esempio, non so, quello che dice Sherlock Holmes quando nei Ritual di Musgrave dice, ne avevamo anche troppe, il problema era il punto da cui partire, cioè il punto che dà senso, di qui l'importanza della trama, nel senso che la trama dà anche quel punto finale di una catena di eventi a partire dal quale si getta luce indietro e per cui ogni racconto è anche un racconto un po' retrospettivo, cioè voglio dire si parte dalla fine per gettare luce su quanto è accaduto prima. Se non avessimo il plot in sostanza, cioè se la narrazione fosse un flusso senza un principio e una fine, forse vacillerebbe anche un po' il suo senso. Questo dico a favore del plot, della trama. Certo,
vacillerebbe, secondo me non cadrebbe. Io sono, lo si vede dai libri che scrivo, proprio dovrei confessare che probabilmente do l'idea di avere in mente compiutamente un plot narrativo nel momento nel quale io comincio a scrivere. Non è così. Io ho i contorni di un plot, di un fatto. Come ci arrivo al suo sviluppo e alla sua conclusione e tenendo a bada proprio e scegliendo una serie di deviazioni o controtrame o sottotrame che alcune delle quali sento che mi porterebbero a una sorta di depistaggio rispetto al plot, alcune delle quali penso che rinforzino e chiariscano il plot. Altre cose finiscono con l'essere per scriversi da sé. Questa è una sorta di cosa delicata, però è vera. Cioè, nel momento nel quale uno scrive ed è arrivata a una certa intensità di scrittura, il rischio continuo è che il racconto ti prenda le redini, che esca fuori addirittura dal plot, che lo possa stravolgere. Avviene. E per esempio, se tu riesci a controllarlo come piccola trama, ma proprio nel senso che dice lui del gettar luce verso quello che è successo prima, allora uno l'accetta. Nel Biraio di Preston, faccio un esempio concreto di un pezzo che si è scritto da sé. Nel Biraio di Preston il prefetto e la prefettessa stanno raggiungendo il teatro per la prima rappresentazione, va bene? E lui spiega lì alla prefettessa perché ha imposto il Biraio di Preston, perché è stato durante la scritto, gli ha scritto la lettera, durante la rappresentazione del Biraio che lui l'ha vista e se ne è innamorato. La cattiveria che la prefettessa gli dica: tu Dindino, non mi ha così, noi ci siamo conosciuti che c'era la Clementina, non era mia il Biraio di Preston, questo si è scritto da sé, inarrestabilmente, l'ho guardato e mi sono messo a ridere, io non rido mai di quello che scrivo, perché mi era spuntato sulla pagina. Ecco che tu riesci a controllare, certe volte non riesci a controllare e rischia di portarti proprio fuori plot, ma vi assicuro che era proprio, sai come la scrittura automatica di Breton e Soggi, no? Proprio tutto proprio, mi è spuntata sta cosa, me la sono riletta. Ma questi sono i momenti di grazia anche. Ma sono momenti di grazia, tra l'altro, figurati se mi posso ricordare la Clementina di Boccherini, eppure in quel momento mi è venuto, tant'è vero che sono dovuto andare a controllare poi le date per vedere se era vero, se tutto questo corrispondeva. Fortunatamente corrisponde. È veramente spietata la prefetta. Sì, perché sì, no, proprio è spietata. Mi dice: l'hai ricevuto il messaggio? Dice: sì. E dice: ma allora non mi dici niente, no? E lei fa: no, ma non ero io Dindino, no? Eccetera. Io avevo le mie cose, no? Ero a casa, sì, era a casa. No? Ha fatto molto bene alla radio la Lucia Poli, era proprio da abbracciarla, prefettessa splendida.
A proposito di questo, mi viene in mente un filosofo della matematica che a un certo momento si fa porre la domanda da un interlocutore immaginario. Dice, nello sviluppo di un numero irrazionale, cioè decimale, limitato, non periodico, non so, radice quadrata di 2, pi greco, eccetera, mettiamo, ricorre una proprietà, mettiamo 5, 7 di seguito, nessuno può sapere, perché sono state calcolate alcune centinaia di cifre, il numero ovviamente non ha nessuna periodicità. E questo filosofo della matematica dice, potrei rispondere come l'autore di un romanzo, non ho ancora deciso se far sposare l'eroina del mio libro. Cioè, questo è come dire, è opposto a speculare, cioè dell'aspetto. Per cui c'è questa libera creazione, però non possiamo neanche fargli fare tutto quel che vogliamo. Quindi, ti pongono dei vincoli poi. Certo. Ma certo che pongono dei vincoli. Poi tra l'altro c'è una cosa, posso aprire una brevissima parentesi. Dunque, tutto quello che è stato i miei studi di matematica, di aritmetica, sono un disastro proprio dell'esistenza, della mia vita. Io sono riuscito a superare il liceo, queste cose spaventose che erano algebra, cose. Io esclusivamente ho avuto una professoressa di matematica, mi ricordo tuttora il nome e il cognome, professoressa De Mauro, che ho visto che al primo liceo non riusciva a fare 2 più 2, primo liceo, mi disse, senti, facciamo un patto, io non perderò tempo con me né ti farò perdere tempo, io ti do il 6, se tu hai 6 come minimo in tutte le altre materie. Se tu nelle altre materie non hai la sufficienza, ti porti dietro la mia materia e buonanotte ai suonatori. Io ho sempre avuto 6 o più di 6 e quindi non ho mai più una domanda così. Mi riporterebbe a quella stanza nella quale vi trovavate poco fa, voi normalisti. La stanza dei patemi. Questa è la stanza dei patemi proprio, c'è cioè la stanza dove fanno delle interrogazioni terribili, eccetera, eccetera. Ecco, io mi potrei dire, però che cosa mi è capitato? Mi è capitato che leggendo alcune cose spiegate, certe vulgata, certe cose spiegate al popolo proprio di matematica o di fisica, non avendo più terrore di certi professori, perché a me non me ne fregava più niente, e quindi leggendo la vita di un signore che mi piacque moltissimo, soprattutto la prefazione, perché la moglie scrive la prefazione e dice lui il suo ideale di morte era quello di morire sparato da un marito geloso. Invece morì di infarto, eccetera, eccetera. Ed è molto bello. A un certo punto mi sono innamorato di questo matematico e ho cominciato a capire, a vedere, a intuire, non capire né vedere, ma a intuire delle strepitose relazioni tra certi fatti matematici, certi fatti fisici e quello che uno scrive credendo di inventare, invece obbedendo a certe regole, a certe leggi che sente suonare dentro di sé, non sapendo né perché né per come. E allora la domanda, si ripetono 7 cose di fila, è lì che tu, se ti arriva come una sorpresa, probabilmente non sei un buon matematico. Se prevedi da matematico che ti arrivano 7 di fila, sei un ottimo romanziere. Ecco, questo sarebbe una risposta che potrebbe dare adesso Feyerabend, per esempio. Ecco, a lui mi adeguo in questo momento. Io penso che, anche perché non voglio monopolizzare con le mie questioni, le mie domande, la presenza qui di Andrea Camilleri, che forse potremmo avere un quarto d'ora da dedicare a domande, interventi, osservazioni, e quindi vi cedo la parola. Prego. C'è. Sì. Buonasera, io mi chiamo Andrea Inserillo e sono di Palermo.
mi sono spesso chiesto se sì, che cosa significasse per lei. Lei non ha pubblicato solamente con la Sellerio, ma anche con Mondadori, vedo con la Bur, e non so, probabilmente anche con altre case editrici. Che cosa significasse per lei pubblicare dei libri con la Sellerio? Ma io ho cominciato a pubblicare libri non pubblicando con la Sellerio. Il primo era un editore, Lalli di Poggi Bonsi, l'altro è stato Livio Garzanti, che ha voluto pubblicarmi contro il parere del suo direttore editoriale, ha pubblicato Un filo di fumo. Poi il terzo libro è semplicemente la strage dimenticata, ed è il primo che io pubblico con Elvira Sellerio, perché io volevo che quella strage, avevo dato i documenti a Leonardo Sciascia, desideravo che scrivesse lui, e Leonardo mi disse: perché non la scrivi tu dopo aver letto i documenti? E io disse: perché non la faccio scrivere come la scrivi tu? E lui mi disse: ma perché devo scrivere come la scrivo io? Scrivila come la scriveresti tu. Che è una risposta molto logica, e io l'ho scritta come pensavo io. Cioè, dire, qui tutto questo nasce dal fatto che io avevo letto dalla parte degli infedeli queste cose, e volevo che lui scrivesse qualche cosa. E invece mi incitò proprio a scrivere io questa. E poi quando mi è scritto, sa, mi piace, però vado per le troppo parole siciliane. E la portò Elvira Sellerio e mi fece conoscere Elvira Sellerio, la quale mi conobbe molto volentieri, perché lui gli aveva parlato con molto entusiasmo di Un filo di fumo, Leonardo. A me no, a lei sì. E quindi iniziò questa collaborazione. E non è un caso che il birraio di Preston, la concessione del telefono, i Re di Girgenti siano pubblicati da Elvira Sellerio, per un fatto affettivo, per un fatto di amicizia e per un altro fatto, cioè dire che non mi chiede mai un romanzo, che non mi chiede mai un libro, che non mi chiede mai nulla, che io gli mando un libro e lei me lo pubblica. E poi mi dice, come è successo per L'odore della notte, un anno dopo, tale, ne scordammo a fare un contratto e l'abbiamo fatto un anno dopo. Ecco, questo significa per me pubblicare da Elvira Sellerio. E Franceschi? Si è parlato molto del birraio di Preston, questo mi stimola a raccontare in un minuto, a fare due domande in mezzo minuto, un'esperienza didattica che abbiamo fatto nel corso di didattica della lingua italiana qui alla nostra università. Abbiamo preso il birraio di Preston come esempio di teatrino delle lingue e dei dialetti, un amico che insegna all'estero, ma Nunzio La Fauci, ha scritto alcune cose anche belle sulla funzione tragediatore nell'opera di Camilleri, e naturalmente nel birraio di Preston questi elementi sono molto presenti: la macchina narrativa di cui si è a lungo parlato, la macchina linguistica, si potrebbe quasi dire che è una sorta di storia linguistica dell'Italia Unita, per citare un titolo noto, nel senso che le diverse autorità si presentano, il prefetto toscano col toscano, gli ufficiali piemontesi quando parlano tra loro in piemontese, ma in forbito italiano quando si rivolgono, e via seguendo, il questore, il milanese di Delio Tessa, no? Ampiamente. Allora, io non voglio stare a raccontare tante cose, voglio fare queste due notazioni sintetiche. Abbiamo fatto un esercizio con 50 studenti, studenti toscani, studenti di varie parti d'Italia, e anche una decina di studenti stranieri. Prima parte dell'esercizio, inizio del birraio di Preston, sono state sottoposte delle voci
Molti critici di Camilleri hanno detto, beh, non è vero, critici non negativi, anche critici, non è vero che è incomprensibile, perché c'è un'abilità di contestualizzazione, di glossa interna, che almeno alla prima comparsa di un lessicalismo siciliano dà la chiave. Allora, la cosa bizzarra è che l'espressione dalla quale questa conversazione tra Giorgio Gargano e Camilleri è partita, cioè il lento d'incascio, in una serie di espressioni che sono scantusa, spiosia, risbigliò, dal re, muschittera, scatasciante, piccidro, vagnaticcio, timbulata, allora, praticamente l'espressione sono tutte parole che compaiono nelle prime pagine del sì. L'espressione lento d'incascio con glossa interna, cioè di Regni, c'è scritto, è stata quella, diciamo, che è risultata la più opaca, benché fosse chiarissimo che si trattava di un bambino che gli scappava la pipì, però riuscire a lessicalizzare questo lento, dica, mentre invece, che so, timbulata l'hanno capito tutti, ma anche muschittera, che so, qualcuno ha tradotto strumento per ammazzare le mosche, qualcuno per spaventosa ha detto tempestosa, siccome era una notte buia e tempestosa. L'effetto incipit dello Snoopy ha fatto sì che, dovendo dare la traduzione italiana di scantusa, qualcuno ha detto tempestosa, scura, ventosa e così. Allora, in questa serie di voci, l'altra cosa, e concludo perché non voglio davvero occupare tempo, ci sono tanti giovani che possono intervenire, che sono stati presentati una serie di excerpta di brani marcatamente dialetti, e quindi il prefetto Bortuzzi Fiorentino, l'anarchico, insomma il repubblicano che brucia il teatro romanesco, un brano in siciliano stretto, perché accanto al, diciamo, ci sono dei brani come quello Non sinenti, siamo quasi in campagna qua, ieri a Sida, ninni iemi a Calcarini, Vursisetti, dopo la via Maria, pur mio marito, si susì stamattina, questo è uno dei non moltissimi brani, cioè integralmente in siciliano, piemontese, lombardo, il piemontese degli ufficiali, il lombardo del questore. Ebbene, anche questa cosa un po' bizzarra farà parte dei giochi matematici di cui si è parlato. Nella noticina, nell'ultimo, dopo l'indice, si dice, giunti più o meno a mezzanotte, come nella citazione che è stata ora fatta, siete arrivati in fondo di questi 24 capitoletti, ricominciate da dove volete. Perché l'ordine lo potete stabilire voi. Allora, la cosa un po' bizzarra che è venuta fuori è che in questo teatrino dei dialetti l'ordine di apparizione, a riprova di questo test fatto con 50 studenti, è quasi al 100% l'ordine di identificabilità di queste varietà dialettali. Nel senso che nell'esercizio che è stato proposto, i brani che appunto gli studenti dovevano esaminare per dire, anche studenti stranieri, guardate bene, quindi non si trattava di fare un'analisi scientificamente attrezzata, ma di capire la risonanza, che è quello poi che c'è tra Giulia Turi, sì, fa in sì. Qualche modo, capire la risonanza e quindi individuare in maniera non bene l'ordine di apparizione, era appunto il prefetto, pagine 37-40, il romanesco, si non c'entra niente perché me la fa, gli sparo in mocca e così via, che me frega a me, pagine 73-74, praticamente l'ordine di, come dire, identificabilità di queste varietà dialettali è stato proprio di questo tipo. Il fiorentino, tutti, compresi polacchi, una lituana, che so, hanno capito che questa è la cosa, era fiorentino, anche se poi giustamente qualcuno nota, dice ma i fiorentini un cazzo, non, certo. Non lo dicono, vabbè. Romanesco l'hanno capito quasi tutti, il siciliano c'è stato un intoppo, metà della classe l'ha preso per sardo, perché le U finali hanno portato, hanno guidato a un'identificazione. Il milanese e il piemontese su questo è il buio, cioè si capisce che sono varietà settentrionali, questo... Ripeto, non con un pubblico di studenti di primo anno che in gran parte non aveva fatto esami di
linguistica, glottologia, dialettologia, quindi non si trattava, come dire, di accertare la capacità analitica degli studenti, ma il tipo di reazione a questi messaggi linguistici. E la reazione è stata un po' di questo tipo. È chiaro che fiorentino e romanesco, per tante ragioni, e anche siciliano, hanno una circolazione, le varietà settentrionali si sono rivelate più difficilmente identificabili, ma se vogliamo, specie nel caso del piemontese, quando poi gli studenti che quando hanno fatto questo esame non avevano letto il libro, perché è stato fatto i primi giorni, sapevano che era il problema, poi hanno letto, come dire, il meccanismo di identificazione di certe varietà dialettali nel ruolo, come dire, ha riscatenato un meccanismo interpretativo. Quindi è giusto che il soldato tutto d'un pezzo che non impiega le truppe in funzione dell'ordine pubblico è piemontese. Quindi questa era solo una notazione. Grazie. La domanda è se lei è soddisfatto del fatto che nell'ordine che non avrei avuto dubbi è venuto fuori. Devo dire che non avevo dubbi su questa classifica, su questa graduatoria, perché per esempio sul fatto piemontese, no, assolutamente incomprensibile, via, diciamoci la verità, no? E poi che cosa è costato riuscire a trovare chi mi traducesse quella frase, gli dica con bel garbo di andarsi a... che si citarono anche persone, vennero messe persone illustri anche in campo come Umberto Eco nel tentativo di tradurre questa cosa, però bisognava che fosse un piemontese ottocentesco, insomma ci furono diversi problemi. Ma ce ne sono poi con questi dialetti, volevo dire, lui ha citato giustamente che io parlo, cito degli Otessa, o tutti gli insulti che il questore dà alla moglie, dice alla moglie, sono, quelle sono Carlo Porta, Tessa è più Aleger, quello che, oh, che bella giornata, no, eccetera. Che ci è capitato 2 anni fa a mia moglie di pigliare un taxi a Milano per andare in un paese, nella stessa Milano, una volta era un altro paese, e allora questo tassista che parlava il dialetto milanese si perde completamente, erano le 9 di sera, arriviamo in questo paese deserto, e incontriamo solo un vecchietto, il tassinario milanese gli chiede un'indicazione e il vecchietto gli risponde in milanese, e quello domanda, l'altro risponde in milanese. Ad un certo punto il tassinario si rivolge verso mia moglie e me e dice: ma in che lingua parla questo? Quello parlava in milanese, ragazzi, parlava in milanese che io capivo da Carlo Porta. Il vecchietto era quell'altro milanese che non lo capiva più, quindi i problemi sono addirittura tra quartiere e quartiere quasi. Funziona, sì. Io mi chiamo Bordone, io vengo dalla facoltà di ingegneria, quindi sono molto lontano da queste riflessioni di carattere letterario che avete fatto, che però ho gradito e ascoltato con grandissimo piacere. Comunque io sono un lettore abbastanza interessato e abbastanza avido dei libri del signor Camilleri. Mi dispiace, mi sono accorto adesso di avere 2 grosse lacune. Non ho letto il Girgenti e il Re di Girgenti, non ho letto il Birraio di Preston, però prometto di fare del mio meglio per recuperare la mia lacuna. Sì, comunque... lo farò al più presto possibile e certamente godrò della lettura del libro. Comunque la mia domanda è un'altra. Io parlo e capisco per antiche origini familiari il siciliano. Siciliano della parte orientale. Lo parlo, lo capisco e quando leggo i suoi libri capisco perfettamente la mentalità dei siciliani, quella a cui ero abituato dal bambino, dalla famiglia, dai genitori, dai nonni, eccetera. Molto spesso mi inciampo nelle parole, nel dialetto, non lo capisco. Mi chiedo, è un dialetto diverso che deriva da parti diverse della Sicilia, oppure è un dialetto che è stato adattato alla letteratura e ai libri? Grazie. Lo stesso Pirandello, la ringrazio della domanda veramente, lo stesso Pirandello
dice quando fa la prefazione a Liolà, che scrive in dialetto siciliano, ma nella parlata di Girgenti fa proprio questa divisione, di questa specificazione, la parlata di Girgenti, che è diversa dalla parlata palermitana, dalla parlata catanese, completamente diversa. Noi il cornuto, no? C'è tanto di R, cornuto, girgentano, coi nudo, dice il palermitano mettendoci una I, cornuto, dice il catanese, raddoppiando, è vero o no? Raddoppiando, tanto è vero che la RM, il catanese non riesce mai a dirla. Come ti chiami? Un testo di Brancati straordinario. Voi come vi chiamate? Domanda il federale all'atterrito cittadino Scarmacca. Scammacca, signor federale, Scammacca con la R. Ecco, cioè, ma tante... ci sono tante parole completamente diverse. Io adopero la parlata girgentana del Zio Luigi, la parlata dialettale, la parlata contadina girgentana, che è poco nota, ogni tanto altero qualche parola e l'1% me l'invento. Ti volevo chiedere se e in che misura il Re di Girgenti si può leggere in controluce su Manzoni. Io ci ho pensato spesso ai Promessi Sposi, è banale. In che senso in controluce? È un romanzo storico pensato come un'alternativa a il dialetto contro la lingua italiana. Sì, ma non me ne sono mica accorto di questa cosa. Ma non è una risposta di comodo, mi creda. C'è stata questa 2 giorni che a Palermo l'università ha dedicato a me, ai miei, anche al Re di Girgenti, dove in un modo, devo dire, da vivisezionatore, il critico letterario del Corriere della Sera, Ermanno Paccagnini, che ha curato recentemente la storia della colonna infame, l'edizione critica per Mondadori, è andato ma proprio a prendere delle frasi intere che io ho ripreso da Manzoni, ma non me ne sono accorto, perché vedete, cioè, questo problema serio. C'è stata una scuola ispica, un liceo siciliano, una provincia di Ragusa, che il consiglio dei professori più il consiglio delle famiglie hanno deciso di eliminare Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, e hanno adottato Il Birraio di Preston. Il che ha provocato a dir poco un macello. Qualcuno dei miei colleghi romanzieri per poco non ci è rimasto, la rabbia. Ma tant'è vero che io ho dovuto poi scrivere una lunga lettera pubblicata sulla stampa in prima pagina, caro collega Sandro, caro Sandro, Alessandro Manzoni, ti vorrei scrivere per spiegarti come sono andate le cose. Cioè a dire che in realtà anch'io ho detestato Manzoni, perché a scuola me l'hanno fatto detestare, ma proprio una sorta di rigetto mostruoso avevo. Se non che, arrivato a un certo punto, tu non puoi campare, crescere, scrivere poesie, scrivere racconti e non avere mai letto Manzoni. Non è vero, Manzoni l'avevo letto. L'avevo letto e l'avevo riletto, però era la storia della colonna infame, che è un romanzo per me, un romanzo,
un saggio per me formativo a livelli incredibili, formativo anche moralmente, anche poi ebbe un incontro con Leonardo, non sapevo che avessimo lo stesso, ma insomma mi devo leggere questi Promessi Sposi, io avevo 30 anni quando ho letto i Promessi Sposi, appassionandomi, innamorandomi di questo libro, dicendo Dio mio che grande scritto. Madonna, ma che cosa mi facevano leggere a scuola? Ma dov'era l'imbroglio? In che cosa consisteva? Ma perché? Ma dov'è? Ma è pieno di ironia, è pieno... L'ho amato, veramente, e l'ho riletto, quindi non è una scelta scolastica, è una scelta da uomo maturo, il mio amore per Manzoni. Ecco come si spiega che inavvertitamente mi capita, certo, non potevo andare a cascare sulla peste con Manzoni. Lì mi sono ben guardato dal cascarci. Però, voglio dire, c'è la peste di Londra, no? Di Daniel Defoe, ci sono tante cose che ti rientrano dentro. Ma non era la voglia di un confronto al quale sarei uscito assolutamente perdente. Non c'era questa intenzione, c'era l'intenzione di scrivere quello che era un mondo visto con l'occhio di un contadino del Settecento, che è un mondo, la cultura contadina, che mi ha sempre appassionato, non solo quella delle parti mie, ma per esempio anche toscane, sono delle pagine di Beppe Lisi sulla cultura contadina toscana che sono straordinarie. Mi sono andato a documentare sulle parità morali di Serafina Amabile Guastella, che raccoglie dalla viva voce dei contadini siciliani una quantità di storie. Quello era il mio intento. E il fatto che mi parlate di Manzoni mi onora, perché vuol dire che insomma un certo respiro grosso in qualche modo sono riuscito a darlo, ecco. Grazie. Sono... Altre domande? Allora, grazie molte. Grazie a voi.